Giacomo Possamai ed Enrico Grandi, un giovanissimo Enrico Grandi, candidato del PD per i Giovani Democratici, e Giacomo Possamai, candidato sindaco al ballottaggio, inatteso, ma adesso si vedranno le belle. Ecco, Possamai, un approfondimento su un punto del programma che era già qualificante di per sé stesso, che era una attenzione psicologica per i giovani, specialmente dopo il Covid. Ce lo può un po' sintetizzare, poi parliamo con Grandi e lui ci spiegherà perché con lui. L'idea dello psicologo di quartiere. Abbiamo parlato già in campagna elettorale dell'idea di uno psicologo comunale, perché una delle cose più evidenti in questi anni è come soprattutto gli adolescenti e i più giovani siano in grande difficoltà dal punto di vista dell'accesso alle cure psicologiche, e quindi il fatto di garantire a tutti, a prescindere dal reddito, la possibilità di avere appunto accesso alle cure psicologiche, quindi a un aiuto, a un'assistenza, importantissimo per aiutare i più giovani. È un dato che ci ha colpito, quello del 90% dei giovani delle nostre scuole che dicono di aver bisogno di un'assistenza, e quindi da questo punto di vista il comune deve fare la sua parte. Certo, molto dovrebbe fare la regione, molto dovrebbe fare il governo, perché ci vorrebbe lo psicologo di base, come esiste il medico di base, anche se anche quelli mancano, ma come esiste il medico di base, quindi accessibile a tutti, servirebbe uno psicologo di base accessibile a tutti, perché altrimenti le cure psicologiche sono possibili solo per chi se le può permettere. Mi permetto una battuta su quest'ultima affermazione, prima di passare la parola a Enrico Grandi. Lei ha detto che i medici di base mancano, ma i medici di base mancano anche perché ci sono pochi laureati in medicina, mentre di psicologi laureati ci sono tantissimi senza lavoro. Se si parla di lavoro, questo è anche un aspetto da considerare, disponibilità ce ne sarebbe. Allora, Enrico Grandi, lei non si è occupato di questa cosa soltanto come idea, perché ha cercato dei dati, si è dato da fare al riguardo. Ci può un po' illustrare la sua ricerca? Allora, circa due anni fa, nel 2021, abbiamo fatto insieme a un'associazione un sondaggio. Abbiamo raccolto circa 10.000 risposte degli studenti vicentini. Sono una popolazione di studenti a Vicenza di 50.000 persone, quindi un quinto della popolazione. In tutta la provincia, diciamo. Esatto, in tutta la provincia. Quindi un quinto degli studenti a Vicenza nel 2021 ha risposto a questo sondaggio. I dati che sono emersi sono abbastanza significativi. Circa il 90% degli studenti ha espresso una necessità, insomma, di una cura psicologica. Questo è quello che è uscito. Poi i dati si possono trovare nel mio profilo Instagram. Volendo posso girare i dati. Ma volentieri, lo leghiamo a questo servizio, così saranno accessibili a tutti. Ecco, timori da parte dei ragazzi a manifestare questa necessità, li ha trovati? Anche perché magari i timori spesso ci sono più nelle famiglie per l'aspetto pubblico di associare la necessità di una cura psicologica come se fosse una cura diversa dalle altre. Certo, io parto da una considerazione: i giovani adesso hanno una considerazione molto più alta di quella che è la sfera personale e mentale. Nelle famiglie, purtroppo per stigma del passato, lo psicologo non è visto come necessario, anzi è visto, diciamo, come non necessario per una persona, diciamo, che si può definire in salute. Ad oggi la sfera invece emotiva e psicologica, tutta, diciamo, la sfera psichica è diventata, diciamo, integrante nella salute pubblica, nella salute della persona, e le giovani generazioni in questo sono molto consapevoli. Per questo noi, la nostra generazione, esprime la necessità dello psicologo di quartiere, perché c'è la consapevolezza dell'importanza della sfera. Ecco, per chiudere, c'è già pronto un esperimento pilota, perché è una cosa che va approvata logicamente. Quali costi e approccio con psicologi e psichiatri? Al momento è un progetto pilota a costo zero, nel senso che ci sono realtà attive nel mondo delle cure psicologiche che hanno dichiarato la disponibilità a collaborare con il comune per avviare questo progetto pilota. È chiaro che se il 28 e 29 di maggio i cittadini decideranno di darci la loro fiducia, ci metteremo subito al tavolo con queste realtà e con gli ordini per costruire un percorso. I primi sei mesi appunto saranno fatti così, dopodiché, se il progetto pilota funziona, capiremo anche se è necessario allocare delle risorse e come proseguire diffondendo nei quartieri questo psicologo, che appunto è pensato proprio per un accesso diretto da parte delle persone. Grazie anche da parte dei giovani, a questo punto. Grazie a voi.